Friuli in Gol. Friuli in Gol. Tutto il calcio in Friuli Venezia Giulia, raccontato da Franco Poiana e i suoi ospiti. Puoi intervenire anche tu. Friuli in Gol. Friuli in Gol. La regione t'al balon. Calcio regionale su Radio Latte e Miele. Parliamo del campionato carnico. Ha vissuto la sesta giornata e il Cavazzo ha dato un senso al proprio campionato, riaprendosi i giochi, ma soprattutto cogliendo una vittoria di prestigio a Cedarchis, l'imbattuta squadra campione in carica. Abbiamo Marco De Barba, giocatore del Cavazzo, collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Il punto di Franco Poiana sul campionato carnico. Raccontaci il match di ieri in quel di Cedarchis. Che partita è stata? È una partita sofferta, però finalmente ci è girata un po' la fortuna anche della nostra e siamo riusciti a vincere. Potevamo anche fare il 3-1, proprio io ho sbagliato un altro gol, però insomma, l'importante è aver fatto il secondo gol che ci ha consentito di vincere. Un successo, come detto in apertura poco fa, che dà un senso al vostro campionato, che vi ha visto pareggiare qualche partita di troppo. Sì, abbiamo avuto un inizio un po' stentato, probabilmente anche dall'aspetto psicologico siamo stati un po', diciamo, sottotono. Adesso con la partita di mercoledì in Coppa con Real ci siamo un po' riscattati, abbiamo creduto un po' più in noi stessi e adesso penso che diremo la nostra al campionato. La sesta giornata di questo campionato carnico di prima categoria ha visto prevalere 4 successi esterni, ottenuto tra l'altro con lo stesso punteggio di 2-1. Oltre a voi, oltre al Cavazzo, Paluzza, Bordano e Villa hanno fatto il pieno in trasferta. Come possiamo commentare questa sesta giornata, Marco? Beh, sicuramente ha riaperto il campionato perché sembrava già indirizzato verso Cedarchis. Invece penso che appunto adesso siamo tutte lì ammucchiate, quindi il campionato è lungo e sarà bello dai da vivere. E questo tra Cedarchis a 0 punti, che dire? Io non li ho ancora visti giocare, ma penso sia una squadra messa lì un po' così, insomma. Non penso che abbia da dire molto al campionato. Marco De Barba, collegato al telefono a chiudere questo primo intervento del lunedì di Friuli in Gol. Ti chiediamo e poi ti salutiamo il tuo stato di forma, come sei messo? Beh, io sì, dai. Finché segno va bene. Anche se stiamo prendendo un po' troppi gol rispetto al previsto. Allora ti ringrazio, Marco, e ti auguro buona estate e soprattutto buon carnico. Grazie anche a voi, buona giornata. Friuli in Gol.